uscire il pallone. Delfino sposta De Nicolao. Poi Zanotti stoppato da Watt con quattro falli. Cioè, anche non sa cosa vuol dire. No, non sa cosa vuol dire. Beh, ma questo poeta, ma cos'è questa palla bowling rimbalzante? Sempre più mettendo le mani saldamente su questa partita, nonostante l'assenza di D'Angelo Harrison. Adesso arriva l'errore da fuori di Zanelli. Arriva anche però la schiacciatona al volo di Usman Krouballi. Intanto vola rimbalzo e affonda le mani nel canestro di Milano. Mike Harris. Ha raggiunto quota 9 nel suo match, quindi troschiera Adams per un under devastante che arriva a 28. Baldasso mette a sedere Gary Brown, palleggia il resto del tiro, corto, arriva Saunders! Altro che rimbalzista, l'attacco fenomenale! Delfino, stavolta si gira Widmar e allora Delfino gli schiaccia idealmente sulla testa, più 10 per la prima volta nella partita. È stato conquistato da Achele dalla parte opposta di Wayne Russell. Rimorchio alla schiacciata per Christian Mekwulu, da far vedere ovviamente ai ragazzini che arrivano a giocare a basket come si arriva in rimorchio e soprattutto come si serve il rimorchio in questo caso. Christian Mekwulu, il nigeriano, va a schiacciare. De Nicolao accelera sul blocco di Morse, chiude il gioco a due e Morse inchioda la parità a 35 secondi dal termine del quarto. Grande giocata di energia da parte di Anthony Morse. Tocca sul blocco di Hunter un paio di volte e poi la top ten, serve la top ten, eccola una. Come fa, cioè, il tiro con effetto, il passaggio con effetto, come ha fatto? Cioè, quella palla lì, cioè, meccanicamente era impossibile che potesse arrivare là, c'aveva un difensore davanti e gli ha fatto passare dall'esterno, come ha fatto? Sì.